Torniamo in studio, sempre Gigi Zanini, sempre Tracce, questa rubrica dedicata alla storia e anche all'attualità, ai momenti, a tutto quello che sta succedendo in regione. Stiamo parlando in questo caso di l'ultimo libro dedicato alla ferriera di Trieste. Si intitola Cercando l'oro, Trieste appunto e la sua ferriera, Aviani e Aviani Editori di Barbara Belluzzo e Andrea Rodriguez, che ci ha raggiunto. Andrea, buonasera in a tutti studio. Gli ascoltatori. Buonasera. Ecco, benissimo. Allora, questo è un libro che purtroppo mi è stato recapitato, insomma l'ho avuto per le mani abbastanza tardi, insomma, quindi, però è un argomento molto delicato questo, Andrea, no? Non ti pare? Sì. Insomma, questo è un po' un libro conclusivo anche della vostra associazione. Sì, noi l'abbiamo concepito praticamente come sorta di punto della situazione di quella che era stata la nostra battaglia come Comitato 5 dicembre. Abbiamo cominciato questa lotta 4 anni fa, nel dicembre di 4 anni fa, e abbiamo voluto mettere per iscritto, mettere nero su bianco tutto quello che era stata la nostra esperienza in questi anni di lotta per la chiusura e riconversione dell'area a caldo. Poi nel frattempo, mentre lo stavamo scrivendo, cioè quando abbiamo avuto l'idea del libro, la situazione era in una situazione abbastanza di stallo. Poi man mano che procedeva il libro, a un certo punto la cosa sembrava essersi sbloccata, e poi c'è stato la lettera di Arvedi, che è stata pubblicata dal piccolo 5 settembre, che abbiamo deciso poi di riprendere come 5 settembre 2019, sì. Abbiamo deciso di prenderla come diciamo un po' uno spartiacque per il cambio di situazione, il cambio di scenario che c'era stato. Prima è il futuro, sì. Diciamo. Anche infatti se... voi mettete in prima pagina una nota appunto degli autori che affermate che questo lavoro è il frutto della nostra esperienza soggettiva e non ha appunto alcun intento di gettare discredito, bensì si pone l'unico obiettivo di raccontare i fatti per come sono svolti e necessariamente analizzati attraverso i nostri occhi. Quindi questo appunto è un libro fatto sulle vostre esperienze. Sì, sulla nostra esperienza di lotta di questi anni, e abbiamo voluto aggiungerci una prefazione di Alberto Volpi, che è tratta dalla sua tesi di laurea, che fa praticamente una storia della ferriera dagli inizi, dalla sua nascita fino ad arrivare praticamente alla nascita. Ricordiamo, avviene quando? Nel 1896. Quindi era una situazione molto diversa. Sì, una situazione estremamente diversa, ma anche durante tutti gli anni 70, cioè non c'era la stessa consapevolezza sull'inquinamento, insomma, che c'è adesso. Certo. Abbiamo voluto introdurre, diciamo, il tema con una prefazione storica, per poi raccontare invece quella che è stata la nostra esperienza, quella più personale con la politica di questi ultimi anni. Perché sto titolo Cercando l'oro? Cercando l'oro è la citazione di un pezzo di Branduardi, di Angelo Branduardi, che mi era capitato di ascoltare quando avevamo fatto il presidio nell'estate del 2017. Quando ho sentito questa canzone mi sembrava che il testo stesse proprio parlando esattamente della situazione in cui ci trovavamo. Vivendo, sì. Sembrava fatto apposta, allora ci sembrava, insomma, una cosa interessante riportarlo e metterlo lì. Ecco, quindi questo è un libro che tra l'altro lo presenterete. Sì, lo presentiamo questo venerdì 29, se non sbaglio, sì, venerdì 29 alle ore 18 alla libreria Minerva in via San Nicolo a Trieste. Quindi appunto avrete modo anche di parlare, di discutere, insomma, anche con altri triestini. Sì, certamente. Di questa cosa, insomma, quindi, perché è un dibattito che ancora è molto molto sentito, non ne parliamo, poi adesso non possiamo fare chiaramente dei paragoni, ma sono tutte situazioni nate in altri momenti. Penso a Porto Marghera, nato nel primo dopoguerra, pensiamo all'Ilva di Taranto, nata in altre situazioni. Sì, sì. E poi naturalmente... Purtroppo dobbiamo concludere la trasmissione, vedo già i colleghi del GR. Bene. Grazie bocca dello lupo spazio. Per la presentazione. Grazie. Cercando l'oro, spazio. Trieste e la sua ferriera di Barbara Belluzzo, Andrea Rodriguez, Aviani Aviani Editore, Gigi Zanini vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo.